A volte le storie peggiori non devono essere eccessivamente lunghe. E nonostante siano brevi, sono talmente scioccanti da apparire reali. Nel 2009, due giovani stavano per svolgere un'indagine su una casa abbandonata, nella quale, secondo gli abitanti di un piccolo paese del sud degli Stati Uniti, succedevano cose strane e si aveva la sensazione che si trattasse di un luogo maledetto. Vorrei aggiungere che è stata svolta anche un'indagine parallela da parte della polizia, che ha indagato sulle numerose e misteriose scomparse di diverse ragazze, avvenute nel paese proprio in quel periodo. I due giovani, dopo un lungo viaggio, arrivarono a destinazione e prima di intraprendere l'esplorazione decisero di soggiornare in un albergo per programmarla a dovere. Scesa la notte, entrambi muniti di macchine fotografiche e torce si recarono alla casa disabitata. Appena arrivati nei pressi dell'edificio, notarono con la poca luce proiettata dalle loro torce elettriche il degrado generale. Dai corridoi tappezzati di scritte, alle stanze ricche di rifiuti di ogni genere. Vi era una tale desolazione da far rabbrividire anche il più audace ed intrepido esploratore. Con molta attenzione osservarono ogni oggetto, fino ad imbattersi in un misterioso diario. Pareva di una giovane ragazza, data la calligrafia. L'unica frase leggibile chiaramente, però, a causa del deterioramento delle pagine, rovinate dall'umidità e dalla muffa, citava testualmente: «Adoro le mie bambole». Con altrettanta sorpresa, vicino al diario trovarono anche una chiave. La presero e continuarono il giro di perlustrazione. Improvvisamente, divorati dal panico, intravidero un'ombra nera dalle fattezze di una ragazzina. La seguirono con lo sguardo, letteralmente sconcertati e sicuri che non si trattasse di una persona. L'ombra scese le scale, raggiungendo il seminterrato. Armati di coraggio, si avvicinarono ai gradini e decisero di seguire l'oscura figura. Ma si trovarono dinanzi una porta chiusa. Per la curiosità, decisero di provare la chiave che avevano trovato pochi minuti prima e dopo aver provato e riprovato, riuscirono ad aprire la porta. Quello che si trovarono di fronte li sconvolse al punto da farli barcollare. Orrore assoluto. L'intera stanza era colma di bambole in pessime condizioni e l'odore che emanavano era talmente nauseabondo da farli vomitare. Decomposizione, pensarono, probabilmente a causa di qualche animale morto da tempo. Nello sgomento, però, non notarono che l'ombra oscura si stava prendendo gioco di loro. Dapprima nascosta fra le bambole, era poi scomparsa in una frazione di secondo sotto i loro occhi increduli. I due, terribilmente impauriti, scorsero fra le bambole una che li colpì particolarmente. Sembrava essere una ragazza in carne ed ossa, dall'aspetto sinistro, ma certamente non poteva trattarsi di una bambola. Uno dei due ragazzi decise di fotografarla con la sua Kodak. Mentre scattò la foto con il flash, sentì un rumore che lo fece sobbalzare, mentre il suo compagno lo supplicava di andarsene. Gli disse di aver visto nuovamente quella strana ombra muoversi alle loro spalle. Questa è la foto. Non riuscendo più a reggere la tensione, lasciarono immediatamente la cantina. Risalirono le scale e chiamarono la polizia con il cellulare. L'avventura dei due giovani terminò, ma la parte terrificante comincia proprio ora. La polizia arrivò in poco tempo e dopo aver ascoltato il racconto dei ragazzi, decise di scendere a dare un'occhiata. Uno dei due ragazzi decise di seguire i due agenti nel seminterrato. Con immenso stupore, dopo un attento esame della situazione, si resero conto che non si trattava affatto di bambole. Chiamarono quindi la scientifica, che dopo approfonditi accertamenti appurò trattarsi di tutte le ragazze scomparse, in avanzato stato di decomposizione.
Il ragazzo, però, ebbe una crisi di nervi quando si accorse che la presunta ragazza che aveva fotografato col suo compagno non c'era più. Era incredibilmente scomparsa. Eppure non poteva essere uscita dalla casa, visto che in cantina non c'erano né porte né finestre, e l'unica via di uscita era al piano superiore. Avrebbero dovuto vederla salire, mentre di lei non c'era traccia. Nemmeno gli agenti riuscirono a dare una spiegazione, visto che nella foto si contava una ragazza in più rispetto a quelle effettivamente ritrovate. L'ombra si era davvero presa gioco di loro. Era la ragazza misteriosamente svanita nel nulla. Era lei la protagonista di quello scempio. Dopo quasi 10 anni, il mistero ancora non è stato svelato, anche perché tutte le ragazze scomparse, seppur senza vita, sono state ritrovate. Tranne la ragazza della foto, ovviamente.